Andiamo adesso in uno dei quartieri più antichi, affascinanti e misteriosi di Pozzuoli, il Rione Terra, un luogo mozzafiato a strapiombo sul mare. Protagonista di questo luogo è l'indiscusso e magnifico Tempio Duomo, in cui spiccano tre tele di un'artista straordinaria, Artemisia Gentileschi. La gestione del Tempio Duomo e del Museo Diocesano è affidata al progetto Puteoli Sacra. Allora, Puteoli, adesso mi devono perdonare perché io con gli accenti sono proprio un disastro, ma siamo collegati fortunatamente, perché ce lo spiegheranno loro, con Anna Grossi, accompagnatrice turistica addetta all'accoglienza, Dragana Jovanovic, accompagnatrice turistica e anche lei addetta all'accoglienza, e Fernando Carnevale, tecnico della fruizione museale custode. Eccovi qui, buongiorno. Questa mattina vogliamo fare le cose in grande, perché abbiamo deciso di fare un collegamento con un telefono da un luogo meraviglioso con tre ospiti, quindi ci giochiamo il tutto per tutto. Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Grazie. Grazie. Buongiorno. Allora, Anna, correggimi subito sull'accento. Puteoli Sacra, giusto? Puteoli Sacra, sì. Ecco, allora, Puteoli Sacra è molto più di una visita, Anna, è un percorso di rinascita e di speranza. Spiegaci perché è un percorso speciale. Allora, prima di tutto, Puteoli Sacra nasce 3 anni fa. È un progetto fortemente voluto da Monsignor Gennaro Pascarella e ancora oggi appoggiato da Monsignor Carlo Villani. La diocesi, che è proprietaria del Tempio Duomo, la nostra cattedrale San Procolo Martire, e l'ha messo in uso diocesano, appunto sono due beni che qui su Rione Terra vengono gestiti dalla Fondazione Regina Pacis, attraverso la quale c'è questa opportunità di offrire lavoro a giovani provenienti dalle due realtà di detenzione, il carcere minorile di Nisida e il carcere femminile di Pozzuoli. È un progetto di educazione attraverso l'arte, la bellezza sacra del nostro territorio, ed è un progetto che ha avuto anche tanti altri partner. Potete trovare anche tutti i loro nomi sul nostro sito Puteoli Sacra, ma ve ne cito qualcuno, ad esempio l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, l'Università Federico II, GESFOR, poi abbiamo la Fondazione De Filippo e la Fondazione Giglio. Veniteci a trovare, perché è veramente un progetto che unisce l'educazione, la bellezza e la speranza per un futuro migliore per questi giovani e per il nostro territorio. È davvero un progetto interessante, un progetto ambizioso, però davvero che ha il sapore della rinascita e della speranza. Come spiegavi giustamente, Anna, Anna Grossi, è la prima esperienza in Europa che prevede la gestione di un patrimonio archeologico e storico artistico da parte dei ragazzi, appunto, del minore, del minorile, e donne, entrambi provenienti dall'area penale. Chiedo adesso a Dragana Jovanovic, anche lei accompagnatrice turistica addetta all'accoglienza. Qual è il vostro compito, Dragana? Ecco, buongiorno a tutti. Il nostro compito è di accogliere il turista all'interno dell'infopoint, dandogli delle informazioni circa al percorso, circa gli orari e i costi, soprattutto menzionando il nostro progetto sociale, che è un unicum nel mondo. Oltre a me ci sono varie figure di ragazzi, sia come sicurezza, sia nella cura della cattedrale e anche come guide. Questo inizio di avventura per tutti quanti noi è stato molto importante, perché da una piccola speranza ci siamo poi trovati ad avere un lavoro sicuro, ad avere una speranza verso il futuro. Quindi è stato molto impegnativo, ovviamente, ogni percorso, però ce la stiamo facendo, soprattutto col passaparola, ecco.
Ecco, poi è importante in questo periodo, da qualche tempo, Napoli, che è sempre stata una delle città più visitate al mondo, ultimamente sta davvero ricevendo tantissimi turisti e speriamo proprio che questa scia arrivi anche a Pozzuoli e che soprattutto si venga a conoscere questo, appunto questo luogo straordinario. È bello anche, lo hai ricordato, Dragana, il fatto che è un progetto che ha raggiunto anche un importante traguardo, quindi sono stati formati 16 soggetti, e sempre appunto con il contributo prezioso, e li abbiamo ascoltati dalle parole di Anna Grossi, e poi ne sono stati avviati 8 al lavoro con contratti di tirocinio e apprendistato. Quindi davvero un grande risultato. Chiedo a Fernando, che si occupa, che è tecnico della fruizione museale e custode, quanto è importante, Fernando, offrire un'opportunità di integrazione lavorativa e sociale? Salve, buongiorno a tutti. È una grande opportunità perché i ragazzi scoprono come attraverso un evento brutto possa nascere una cosa bella, come la gestione della bellezza dell'arte. Attraverso queste esperienze, i ragazzi accompagnati da giovani adulti conoscono e comprendono le loro capacità e il loro talento, spendibili attraverso il lavoro. Grazie, grazie Fernando. Intanto la regia ci sta regalando le immagini che arrivano proprio live dal telefono, ecco, che è gestito, che insomma è nelle mani di Francesca Attanasio, che saluto e ringrazio anche perché ha creato questo Buongiorno. collegamento. Buongiorno Francesca. E poi anche immagini, foto che abbiamo tratto dal vostro sito internet, appunto del Tempio Duomo, e di queste tele dell'artista straordinaria Artemisia Gentileschi. Allora chiedo e concludo un'ultima domanda ad Anna. Il rione Terra è il quartiere più antico, misterioso e affascinante di Pozzuoli. Portateci un po' alla scoperta di questo luogo, Anna. Sì, il Rione Terra è stato un quartiere abitato fino al 1970. Siamo nei Campi Flegrei e siamo quindi su un territorio vulcanico che soffre da sempre del fenomeno del bradisismo. E nel 1970 le circa 3.000 persone che abitavano queste case, ora restaurate, furono sgomberate, mandate via dall'oggi al domani. E dopo anni di abbandono c'è stato un recupero. È stata trovata una città romana, l'antica Puteoli del 194 a.C., poi Puteoli è diventato porto dell'impero appunto di Augusto, e vedete qui appunto il tempio cosiddetto di Augusto, che poi è stato trasformato in cattedrale, voluta da Matilde Leonida Rocca, che adesso vanta appunto una quadreria restaurata, dove ci sono anche tre tele di Artemisia Gentileschi, una grande artista appunto del 1600, la quale storia è stata veramente molto particolare come donna e come artista. Ecco, immaginate proprio la storia di Artemisia, che ha subito una violenza sessuale, un processo per stupro, essere inserita in un progetto sociale dove ci sono donne anche della realtà carceraria, e che le stesse hanno purtroppo vissuto, al di là del reato scontato, anche delle ferite. Quindi è un progetto dove appunto l'arte, la bellezza e le storie possono fare tanto per il reinserimento lavorativo e la speranza di vita di questi ragazzi. Noi facciamo tantissime attività anche nell'ambito della diocesi, non solo di Pozzuoli, ma anche della diocesi di Napoli e di tutti coloro che vogliono venire a trovarci. Attività laboratoriali, attività ludico-didattiche, oratori, catechismi e soprattutto scuole della realtà flegrea. Quindi abbiamo veramente tantissime attività che potete appunto conoscere attraverso il nostro sito e le nostre pagine social. E allora, ricordiamo il sito internet. Anna, approfitto della tua presenza. Perfetto, www.puteolisacra.it, trovate anche i nostri numeri di telefono, troverete anche dei video che vi permettono proprio di conoscere la storia del rione, e soprattutto vi invito a venirci a trovare non solo per conoscere le bellezze della nostra terra, soprattutto il Museo Diocesano che conserva attualmente le tre tele originarie di Artemisia Gentileschi, ma anche a conoscere la vita di questi ragazzi.
Primo frutto di Puteoli Sacra, infatti, al museo è l'opera di Von De Rosa, Inquisita, dove appunto i ragazzi si sono vestiti alla moda di Artemisia e hanno raccontato appunto la loro Artemisia Gentileschi. Attraverso il riscatto di questa donna, il riscatto di questo luogo, c'è il riscatto della loro vita. Dalle macerie può nascere sempre bellezza. E voi siete proprio l'esempio di questo che hai appena detto: dalle macerie può nascere e rinascere sempre bellezza. Io ringrazio di cuore Anna Grossi, Dragana Jovanovic, Fernando Carnevale, grazie, grazie per essere stati con noi, grazie anche a Francesca Attanasio che ha reso possibile questo collegamento. Grazie, speriamo che davvero possano venire tanti turisti, visitatori e curiosi a conoscere questo pezzo di bellezza, ma anche questo progetto di speranza e di inclusione sociale del nostro territorio. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie, grazie, vi aspettiamo. Grazie, speriamo di venire presto, speriamo di venire con le nostre telecamere, però quello che abbiamo fatto oggi è stato già, come dire, un assaggio di questo meraviglioso progetto. Grazie, grazie ancora. 9:12, dobbiamo andare in pubblicità, fermiamoci qualche istante e poi di nuovo insieme in diretta.